Fratelli Juventini e sorelle Juventine, 24 anni fa, ripeto, 24 anni fa, la nostra Juventus vinceva l'ultima Champions League, 22 maggio 1996. Io ero un giovane uomo, il presidente Agnelli era un bambino, non avevo nipoti. Mio fratello non era sposato, insomma, sono cambiate tante cose, tante cose, tante cose. Fra un anno, se continuiamo così, festeggeremo un lustro, un quarto di secolo senza, scusate, un quarto di secolo senza Coppa dei Campioni. Considerando che la Coppa dei Campioni è stata creata nel 1950 e ci sono squadre come Real che ne hanno 13, Milan ne ha 7, altre che ne hanno 6, 5, 4. Io mi domando come facciamo noi, Juventini, ma veramente ve lo dico col cuore in mano da Juventino proprio che ama la Juventus follemente, come facciamo a definire la Juventus una grande squadra top a livello europeo? Non so come facciamo. Molti mi hanno detto nel corso di tutti questi anni, sì, ma noi facciamo le finali, noi intanto in finale ci andiamo mentre altre squadre non ci vanno. Ma io vi faccio una domanda, mi faccio una domanda. Preferite aver fatto 9 finali e averne perse 7 con 2 misere Champions League o come ha fatto l'Inter che ne hanno fatte 4 e ne hanno vinte 3? Rispondete con comodo tranquillamente. Voi preferite essere nell'albo d'oro come vincente o non esserci perché siete solo un partecipante? Perché è vero, arrivare in finale è bello. C'è l'emozione, il percorso, tutto quanto, ma la delusione, il dolore cocente che si prova in una finale di Champions League persa è allucinante. Io ho avuto la fortuna di essere a Roma a vedere la partita, però ho avuto anche la sfortuna di essere a Manchester, di essere ad Amsterdam e di essere a Cardiff. E vi dico che quando uno. Io non vedevo l'ora di tornare da Cardiff con foto, con selfie, con sciarpe, magliette, da far vedere ai miei amici, ai miei colleghi, alle persone che conoscevo. Addirittura io la prima cosa che ho fatto al fischio finale dell'arbitro è stato strappare il biglietto. Ho strappato il biglietto perché non volevo avere neanche un ricordo fisico di questa finale. Partita che doveva essere messa in piedi, l'abbiamo persa miseramente. Per non parlare di quella con Borussia Dortmund e quella persa con il Real Madrid di Mijatovic e di Panucci, o come diceva Sacchi, Panuzzi, Panuzzi. Noi abbiamo una storia nella Champions che è tremenda, è tremenda. Se siamo onesti e la giudichiamo con gli occhi dell'obiettività e non con gli occhi del prosciutto bianco-nero sopra appunto la nostra faccia, è tremenda. Abbiamo vinto la prima Champions League per ordine pubblico. 39 persone hanno perso la vita e ai quali mando un bacio, un ricordo, una preghiera in loro memoria. Okay? E sinceramente considerare una Champions League vinta quella faccio molta fatica, è vero, c'è, nell'albo d'oro c'è, ma faccio molta fatica, però è una cosa mia personale, io riconosco che sono, meno male c'è. E la seconda, quella di Roma, dove fortunatamente l'ho presente, l'abbiamo vinta, ma con tanta, ma con tanta, ma con tanta, ma con tanta fatica, ai rigori, vincendo 1-0, pareggiando con una papera di Peruzzi, che non ha trattenuto. Il solito problema dei nostri portieri. Noi i nostri portieri, abbiamo dei grandi portieri, sempre avuto dei grandi portieri, però fanno cavolate nelle finali, spesso e volentieri. Questa è una cosa che non capirò mai. Non so se c'è un karma, se c'è una maledizione, se sentono troppo la tensione, non lo so. L'unica cosa che posso dirvi è che io vorrei che questa fosse l'ultima volta. L'anno scorso io non feci il video il 22 di maggio, avevo aperto il canale da pochi giorni, da 8 giorni, non mi sembrava il caso. Adesso è un anno e qualche giorno che ho il canale e l'ho voluto fare. Io spero che l'anno prossimo non debba fare un video per ricordare il 22 maggio, spero di no. Spero di fare un video magari per ricordare il 29 agosto. Direte come il 29 agosto? Sì, quest'anno la finale ci sarà il 29 agosto perché hanno detto che ci sarà e io confido e mi auguro veramente con tutto il cuore che la mia boutade che ho fatto in un paio di live e la scommessa che io ho fatto quest'estate in agosto in tempi non sospetti, cioè finale Juventus Paris Saint-Germain, si verifichi. Ovviamente augurandomi che la Juventus vinca e non che per l'ennesima volta una squadra che non ha mai vinto niente, che non ha blasone europeo come il Paris Saint-Germain, al primo colpo, prima finale,
la vinca e noi festeggeremmo la decima finale di Champions, 8 perse e 2 vinte. Sinceramente è una cosa che mi sta incominciando a innervosire, ma soprattutto vorrei fare un appello alla nostra presidenza, Agnelli e Elkan. Ma scusate, eravate dei bambini quando la Juventus ha vinto la Champions League nel 96? Dei ragazzini. Non vi viene voglia di provare un'emozione da uomini di questa competizione? Non siete stanchi? Non siete ormai sazi di tutti questi scudetti vinti, che ormai perdono anche di sapore? Perché se voi mangiate un piatto succulento, ma lo mangiate tutti i giorni, e tutti i giorni, e tutti i giorni, e tutti i giorni, e tutti i giorni, poi dopo il sapore ormai non lo sentite neanche più, perché ormai siete abituati, no? La famosa frase, la solita minestra. Eh sì, lo scudetto, signori. Mi rivolgo anche agli aziendalisti che dicono: no, lo scudetto lo voglio vincere a tutti i costi, perché lo scudetto, lo scudetto. Lo scudetto sai perché lo vuoi vincere, aziendalista? Perché tu sei un uomo semplice che vai al bar e ti fai bello con gli interisti milanisti. Però, se ti imbatti in un milanista, un interista con la testa giusta, il milanista ti fa 7 Champions e ti mette a tacere, e l'interista ti dice che ha fatto il triplete e che ha vinto 3 Champions, che ne ha una più di te. Quello che facevano con me quando ero ragazzino. Quando ero ragazzino, la Juventus non aveva neanche una Champions, neanche una. E gli interisti e i milanisti mi dicevano: due Champions, due Champions, e noi zero. Okay? Poi finalmente siamo arrivati a due, e quando siamo arrivati a due, però abbiamo raggiunto l'Inter, ma il Milan nel frattempo aveva preso il largo. È perché cominciò a vincere con Sacchi, poi dopo vinse con Ancelotti. Quindi, ragazzi, parliamoci chiaramente. Noi oggi ricordiamo un evento meraviglioso, uno dei giorni più belli della vita di un tifoso juventino, cioè la vittoria, la più bella vittoria, diciamo, delle due Champions, perché è pulita, netta, anche se ai rigori, che voglio dire, anche qui ci sarebbe da fare un discorsino, ma comunque ce la teniamo bella stretta. Non sarebbe veramente ora di cambiare marcia? Io ripeto, l'ho detto più volte, io starei 10 anni senza vincere con uno scudetto, se mi dessero un foglio dove con una firma in calce metto: zero scudetti in 10 anni e almeno due Champions. Lo farei subito, lo firmerei subito. Perché, signori, la Champions League è come vincere la maratona di New York. Lo scudetto è come vincere la corsa campestre del paese. Io vorrei che questo messaggio arrivasse soprattutto a tutti quegli juventini che continuano a volere lo scudetto. Io, quando riprenderò questo campionato, probabilmente a giugno, spero che la Juve lo perda. Non perché sono anti-juventino, ma semplicemente perché se lo perdiamo, forse Paratici, Nedved, Agnelli ed Elkan capiscono che tutta questa grande squadra non ce l'abbiamo. Abbiamo 5-6 campioni, un fuoriclasse, ma abbiamo molti giocatori mediocri che purtroppo, ahimè, ahimè, non sono adatti per vincere la Champions. Poi è vero, le vie del Signore sono sempre sconosciute, Sarri magari è fortunato e magari ci ho azzeccato col mio pronostico da matto, no? Cioè, la Juve va in finale col Paris Saint-Germain. Però, signori, un conto è la speranza, un conto è la realtà, e nel calcio non si vive di speranza, si vive di realtà, perché, come dice il saggio, chi vive sperando muore cagando, e io non vorrei morire cagando, vorrei morire con un'altra Champions almeno. Ciao a tutti.